L'inclinazione della gara sotto la direzione del signor Bicchisecchi di Livorno va subito in discesa per la Cireale, che dopo 54 secondi la sblocca con la testa di Aiello su corner di Panepinto. Secondo centro in campionato per l'attaccante campano, il primo al Tupparello. Sembra il preludio per una scampagnata di gol, come spesso è avvenuto ultimamente per i calabresi, ma al quinto la traversa nega la prima gioia davanti ai suoi tifosi a Iannelli, dopo una splendida rovesciata sul cross di Tomacchio. All'ottavo intanto esce Fascetto per il riacutizzarsi di un problema muscolare, al suo posto Vezzosi. Nel Cittanova fuori pure per infortunio il capitano Iannazzo, entra Vommaro. La Cireale fa la partita, ma che l'avversario si chiami Sant'Antonio Abate o Cittanova Interpiana, la squadra di Gardano crea tanto e sotto porta rovina tutto. Al 26esimo Savanarola si libera di Ciano e calcia, ma sulla linea l'ex Monforte salva. Poi al 29esimo è Iannelli a sparare addosso a Contino, beccando l'ultimo ed unico ostacolo tra lui e il gol. Il Cittanova Interpiana è nullo in avanti. Stellitano prova a sorprendere Zelletta dai 40 metri al 37esimo, poi un minuto dopo in un'azione di contropiede ancora Savanarola a mandare alto, servito da Aiello. L'assedio continua. Contino chiude la porta ancora Iannelli, poi sulla ribattuta Aiello incrocia sul fondo il diagonale, ma non è finita qui. Al 44esimo ancora Iannelli si invola verso la porta avversaria e colpisce ancora a botta sicura Contino, provocando i primi mugugni del Tupparello anche nel calcio d'angolo seguente, quando tutto solo di testa non inquadra lo specchio della porta. Giornata nera per l'ex Noto. Si va alla ripresa e dopo 6 minuti Gardano lo tira fuori per inserire Arnone. Ritti sonnacchiosi, la Cireale amministra con sicurezza e sporadicamente cerca il raddoppio, soprattutto sui calci da fermo, ma all'11esimo, dopo l'uscita a vuoto di Contino, Savanarola disturbato manda alto. Al 20esimo Gardano esaurisce i cambi, dentro D'Adamo per Godino, nel Cittanova Pasculli toglie Minniti e Priola per buttare nella mischia Calarco e Fiumarelli. La Cireale intanto continua a collezionare corner come figurine e se ne conteranno alla fine ben 12 per i Granata, che al 21esimo, proprio sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, sfiorano il bis ancora con Aiello, palla alle stelle. La sagra degli errori sotto porta però non è finita, perché al 25esimo è Savanarola a girare sul fondo un cross di Arnone, poi al 29esimo D'Adamo anticipa il portiere in uscita ma non trova la porta. I ragazzi di Gardano così col passare dei minuti si accontentano dell'1-0, tanto il Cittanova non punge e l'unica conclusione dei calabresi arriva al 34esimo con Zelletta che smanaccia un cross di Calarco. Dopodiché che è triplice fischio con Gardano che, forse infastidito dai fischi di chi si aspettava un picnic domenicale diverso, scappa negli spogliatoi per godersi da solo il ritrovato successo in casa che mancava da più di 2 mesi. Per la serie l'importante era vincere e meno male che contava solo quello. Che la gara con la Nissa non sarebbe stata facile lo si sapeva. Il trend positivo del giovane gruppo di Marra non lasciava scampo ad illusioni, ma il Sambiese gioca la sua gara, decisa e concentrata, confermando il buon momento con la terza vittoria consecutiva. Poche occasioni da gol in un match intenso e nervoso che dimostra come Sambiese e Nissa non meritano la classifica che occupano. Pronti via e Sambiese subito pericoloso. Mandarano sguscia via a Marchese, cross dal fondo per Ocolie che di testa schiaccia fuori. Al 10° si vede invece la Nissa, in contropiede Sassano rischia di far male ma colpisce debole, Andreoli ringrazia. Momenti di apprensione al 26esimo quando Cristaudo viene ammonito per questa strattonata ai danni di Rabbeni. Il difensore era però stato precedentemente colpito dall'attaccante nisseno, presumibilmente con una gomitata, e ne fa le spese uscendo vistosamente sanguinante. Per lui taglio al labbro e punti di sutura da applicare subito, al suo posto entra Mercuri. 5 minuti dopo si rivede il Sambiase. Scambio Radicchio, Colli e Mandarano con conclusione di quest'ultimo fuori bersaglio. Quindi serve un grande intervento di Andreoli per evitare il gol sulla punizione calciata da Avola. Il numero 1 giallo-rosso vola e devia sulla traversa. Sul finire di tempo ancora insidia per la porta siciliana. Al 42esimo Fabio per la sponda di testa di Ocolia che libera il tiro Radicchio. Debole, Novembre si allunga e blocca a terra. Al 45esimo azione prolungata che parte dai piedi di Fabio sulla sinistra. Prosegue con Lio che rimette in mezzo per Mandarano. Colpo di testa allontanato. Poi Ocolia non colpisce bene, quindi Mandarano viene chiuso in angolo. Stesso copione nella ripresa, squadre che si affrontano senza riserve. Angolo di Lio per la testa di Mandarano al 6° pallone alto sulla traversa. 2 minuti dopo, mustone per Radicchio, sponda per Mandarano la cui conclusione viene deviata in angolo da Novembre. Sugli sviluppi del corner la palla arriva fuori area a Martello che tenta la botta dal limite fuori bersaglio.
Ci prova Lio su punizione al 19esimo, battuta troppo sul portiere, Novembre blocca senza problemi. Sul fronte opposto, punizione di Sassano che non inquadra lo specchio. Al 24esimo è la bandierina dell'assistente a strozzare in gola l'esplosione di gioia del Dipolito. Ocoli riesce ad andare via al suo avversario sulla sinistra e a servire Radicchio che la spinge dentro, ma l'assistente segnerà l'offside. Dal gol annullato al gol quasi subito, con il brivido che corre lungo la schiena dei presenti al Dipolito al minuto 31, quando su azione d'angolo si apre una mischia davanti ad Andreoli. Scampato il pericolo, al 40esimo il Sambiase passa. Grande azione di Ocoli sulla sinistra, palla fuori per Lio che estrae dal cilindro la prodezza che risolve il match. Parabola imprendibile per Novembre con palla che si infila nell'angolino. Ultimo brivido al 44esimo con la semirovesciata di Mirabella nel cuore dell'area che Andreoli blocca. Quindi il triplice fischio e l'esplosione di gioia del Dipolito. Il Sambiase sale a quota 35 punti, rimettendo la testa fuori dalla zona playout. Storia del Cosenza, ingresso in campo per il Cosenza da Valle Grecanica, Cosenza con la maglia rosso-blu, maglia divisa bianca invece per la Valle Grecanica invischiata nelle parti basse della classifica, e questo è il Cosenza privo di Biondo e Arcidiacono squalificati, Rapisarda infortunato, Fiore inizialmente in panchina acciaccato, rientrano Cianevariale, Tommaso Napoli sceglie un 4-2-3-1 con Longobardi supportato da Mocero, Marano e Romano, e questo è il Cosenza proprio con Romano che si avvicina all'area di rigore avversaria, risponde col giocatore più pericoloso Ike, la Valle Grecanica, ma c'è Ciano sulla sua strada che riesce a fermare le sue incursioni. Ancora Cosenza, ancora Romano in ottima condizione, parla per Mocero, schierato a sinistra, che cerca il varco e lo trova in area, palla indietro, Marano viene anticipato di un soffio. Ancora Cosenza con Mocero sul calcio di punizione parato agevolmente, e poi dall'altra parte invece il tocco di Ciano e poi Ike che va al tiro, ma Franza si fa trovare pronto. Ancora la Valle Grecanica con Manganaro, conclusione dalla distanza, e poi il Cosenza che sale in cattedra, prima Romano per Marano che chiede timidamente un calcio di rigore che non viene concesso. Ancora Cosenza in avanti, palla all'indietro della difesa e poi Marano esplode la sua conclusione. Questo è il tifo del Cosenza, c'è anche uno striscione profiore da parte dei tifosi cosentini, ma attenzione a questa azione, calcio d'angolo della Valle Grecanica, Provenzano per Mocero che lancia Longobardi che vince un primo dribbling e poi deve superare Ike, lo fa fuori di forza, arriva in area e poi diagonale Vincente che batte il portiere della Valle Grecanica per il vantaggio del Cosenza. Siamo a fine primo tempo, entra in campo anche Napoli, entusiasta per questo vantaggio in un momento molto delicato dell'incontro. Andiamo con le immagini dopo l'esultanza, giusto al secondo tempo, con Marano per Mocero, palla per l'attaccante che fa fuori il suo dirimpettaio e poi fa tutto bene tranne il tiro che finisce sull'esterno della rete. La risposta della Valle Grecanica su questo calcio di punizione, Bagar in area risolve Parisi, e poi Cosenza che trova il raddoppio, Fabio ex Cosenza non trova il pallone, lo trova invece Longobardi che lancia nel corridoio Romano. Gol del 2-0, partita chiusa. Entra in campo Giovan Battista Orlando da San Giovanni in Fiore e si fa vedere con questa azione personale, guardate come arriva al tiro, un po' alla Del Piero e poi la traversa che ferma la sua parabola. Ancora Orlando, dopo il tacco di un compagno di squadra, va verso il fondo, il cross dal centro, non ci arriva Pirro per un soffio, sarebbe stato il gol del 2-1 e invece no, 2-0, Cosenza che non subisce reti, è sempre al secondo posto in classifica, l'Interreggio vince 4-0, ma Cosenza può ritenersi soddisfatto per questa partita che non era assolutamente facile. Sport Club Marsala 1912, Battipagliese 0-1, vittoria corsara dei bianconeri di mister Ciaramella, che debutta con una vittoria in questo campionato di Serie D, pronti via dopo una prima fase di studio con la Battipagliese più intraprendente. Dal 12esimo minuto è stato solo Marsala, Genesio ha tentato gloria dalla lunga distanza, una bordata che il numero 1 bianconero ha deviato sopra la traversa, poi è stata la volta di Palmiteri, ma ancora una volta lo Cisano
è stato provvidenziale. Al 21esimo la replica di Panico con un cross in area di rigore, Carbonaro ha calciato ma non ha trovato lo specchio della porta. Al 23esimo del primo tempo la migliore occasione costruita dalla formazione lilibetana, Marco Fina, che ha giocato soprattutto nella prima frazione, defilato sulla corsia di sinistra, ha controllato bene un pallone, si è bevuto due avversari, si è accentrato, ha lasciato partire un gran tiragiro, la palla si è infranta sulla traversa e poi è terminata fuori. Davvero sfortunato nella circostanza il capitano del Marsala. Al 46esimo, durante il primo dei due minuti di recupero concesso dal direttore di gara, la signora Farinelli, arrivata da Roma, è stato Carbonaro a rendersi pericolosissimo, una gran conclusione mancina, Di Masi si è disteso sulla propria destra, ha intercettato il pallone e ha evitato anche il corner. Un minuto dopo, ancora pericolosa la formazione di mister Ceramella, su calcio piazzato, Sasso ha beffato tutti, ha tirato direttamente in porta, Di Masi è volato sotto la traversa e ha deviato in corner. Nel secondo tempo il Marsala ha solamente recriminato due penalti, dopodiché, come detto, è stata più battipagliese. Infatti la formazione azzurra ci ha provato prima con Conti da 20 metri circa, un tiro da parte del numero 10 che si è alzato sulla traversa, ben servito da Palmiteri, poi in area di rigore uno slalom di Marco Fina, forse toccato, terminato giù il numero 8 del Marsala, l'arbitro ha lasciato proseguire, poi è stato Palmiteri a recriminare un penalty, addirittura è stato ammonito anche per simulazione. Al 43esimo, come detto, a 120 secondi dal triplice fischio, il gol del numero 10 Mallardo, Giuseppe Mallardo, un colpo di testa tutto solo dopo un bello slalom sulla corsia di sinistra e un traversone pennellato per il compagno, la battipagliese ha trovato il gol da 3 punti. Il Marsala addirittura ha avuto anche il tempo, prima di rientrare negli spogliatoi, di terminare la gara in 9 uomini, i nervi hanno fatto saltare un po' tutti gli schemi. Conti, dopo aver perso un pallone, ha dato un calcione al diretto avversario ed è stato mandato anzitempo sotto la doccia, poi è stata la volta di Antonino Genovese che ha scagliato il pallone su un avversario a terra, l'assistente ha richiamato il direttore di gara che ha estratto il secondo rosso. Il Marsala è uscito tra i fischi, tra la contestazione del pubblico e soprattutto della tifoseria organizzata, le uniche dichiarazioni di Marco Fina sono state esplicite e esaurienti, non abbiamo nulla da dire, dobbiamo ritrovarci come è accaduto l'anno scorso in questo momento difficile del campionato, una squadra che si trovava al vertice che adesso è in piena zona play-out e deve stare attenta a non terminare il campionato nel peggior modo possibile proprio nell'anno del centenario. I biancoazzurri si scatenano nella ripresa e rifilano un poker all'Adrano. Le proporzioni del risultato finale tuttavia non devono ingannare, Capitan Franceschini e compagni per avere la meglio sugli etnei hanno dovuto soffrire almeno un tempo. L'Adrano infatti nella prima frazione di gioco, sia prima di passare in svantaggio sia sotto di un gol, ha dato filo da torcere mettendo a dura prova il pacchetto difensivo reggino. Gli uomini di Mister Strano sono andati vicino alla marcatura colpendo anche la traversa su calcio piazzato. I biancazzurri, in tenuta rossa, hanno dimostrato di meritare il primato. L'Interreggio ha sbloccato il risultato con Ancione che ha capitalizzato il preciso suggerimento di Cerrone. Nella ripresa raddoppio del titolo argentino in Pallari, il quale ha dedicato la rete insieme ai propri compagni alla primogenita nata in riva allo stretto alcuni giorni addietro. Poi lo show di Roberto Palumbo che a distanza di una settimana si ripete firmando la seconda doppietta consecutiva. Impresa della Jebison che prima in 10 uomini dal 24esimo e poi addirittura in 9 dal 73esimo riesce a strappare un importante pareggio contro il Nuvola San Felice e a riprendere così la sua marcia verso la salvezza. Un 4-4-1-1 che viene subito impegnato in avvio dalla voglia di cogliere il risultato pieno da parte degli ospiti che già al quarto si rendono pericolosi con Pappadia che supera tre avversari ed entra in area. Prova il tiro ma è bravo Spicuzza a respingere e a salvare la propria porta. La forza propulsiva del Nuvola però non si esaurisce, prima al 10° e poi al 12°, ancora con Pappadia e poi con Immobile a sfiorare il vantaggio. Da questo momento però inizia a crescere la Jebison che guadagna terreno e così al 18° Tulimieri, il migliore tra i suoi, si libera da 30 metri e fa partire un tiro che termina di poco sul fondo. Il Nuvola passa in vantaggio sull'ultima azione del primo tempo, con Bacio che sfrutta un'errata respinta di Spicuzza da due passi a porta vuota in sacca. Alla ripresa del gioco è la Jebison che riesce a raggiungere il pareggio, al 54esimo e Tulimieri sfrutta un cross dalla destra di testa, dal centro dell'area mira nell'angolino basso dove Apuzzo nulla può. Il pareggio galvanizza i padroni di casa che dopo un minuto dallo stesso vanno vicino al raddoppio con un tiro di Pecora che finisce di poco al lato.
Nonostante la doppia inferiorità numerica, però, sono ancora i padroni di casa ad andare vicino al raddoppio all'83esimo con un bel tiro di Siano che scheggia la traversa, mentre il Nuvola fa tanta pressione ma non conclude mai, concretamente verso la porta di Spicuzza. Dopo 6 minuti di recupero, Castella decreta la fine dell'incontro tra la gioia del pubblico di casa e le intemperanze dei tifosi ospiti, che più volte tentano di entrare in campo ma vengono sempre bloccate dalle forze dell'ordine. Continua la serie positiva dei Granata presso le mura amiche del Palatucci, dove anche l'Acri deve inchinarsi alla determinazione del Noto, vogliosa e concentrata a portare a casa 3 preziosissimi punti in chiave salvezza. Artefici e concreti nel finalizzare l'enorme mole di gioco dei vari Serrapiche e Gambi, gemelli del gol, Villa e Fontanella, che oltre a essere determinati sotto porta per la vittoria del Noto, confermano la loro personale scalata di migliori e prolifici cannonieri del girone I della Serie D. Dopo le belle e convincenti prestazioni disputate in casa contro l'Adrano, l'Interreggio e il Cettanova, è toccato all'Acri di mister Ferraro cedere l'intera posta alla squadra del presidente Musso. Con il risultato di finale di 2-1 a favore di Capitan Gambi e soci, il Noto ha regolato un'altra grande di questo torneo che, occorre precisare, sino a dicembre era stato in testa alla classifica. Infatti, la compagine calabra di mister Ferraro è stata per gran parte del girone di andata la vera rivelazione insieme all'Adrano.